fuori ho una bellissima pianta di basilico, non posso non fare gli spaghetti con la salsa lupicchio lupacchio. Quando finalmente posso preparare questa salsa per me? Inizia l'estate, proprio è una ricetta che io ho nel cuore, la rifaccio, ve la ripropongo tutti gli anni, perché spero che magari ogni anno qualcuno di voi guardandola, guardando il mio video, la provi a casa, perché è davvero una ricetta semplice e straordinaria. Per me davvero da sempre il via veramente alle vacanze, al caldo vero, anche perché a quel punto di solito ho sul terrazzo, quest'anno addirittura la fortuna di questa casa al mare con questo giardino bellissimo. Come ho appunto, come dicevo, la pianta di basilico che diventa grande, io la prima cosa che faccio è buttare appunto parecchie foglie di basilico nel frullatore insieme a dei bellissimi e profumati pomodori. Io prendo quelli a grappolo rosso, quel pomodoro rosso che sa di sole, bello maturo ma ancora abbastanza sodo. Lo metto nel frullatore, chiaramente condendolo con un pezzetto d'aglio, questo vi regolate a gusto. Io ne metto all'incirca una metà perché poi considerate che lo andiamo a consumare a crudo, quindi il profumo si sentirà parecchio. Il pomodoro fresco, vi dicevo, tanto tanto basilico e poi immancabile il peperoncino perché questa salsa deve essere piccante piccante. Frullate e man mano aggiungete gli ingredienti. Ecco il peperoncino. Se usate, come ho fatto io qui al mare, il peperoncino secco, magari fate attenzione a non far scendere giù nel frullatore tanti semini perché lo sapete, la parte quella proprio piccante, forte, forte sta nei semi. Poi vi regolate a gusto. Ogni tanto aprite, assaggiate, chiaramente aggiustate di sale e di olio extravergine. È una salsa tutta a crudo. La caratteristica si chiama lupicchio lupacchio perché è una salsa siciliana e in dialetto siciliano lupicchio lupacchio dovrebbe essere il maschio o la femmina. Ecco perché è così piccante, comunque è buonissima. Quando avete frullato bene la salsa, l'avete assaggiata e vi piace sia di piccantezza che è saporita al punto giusto, la potete far riposare se avete tempo, una diecina di minuti in frigorifero, intanto andate a cuocere la pasta. Ora, quando me l'hanno insegnata a me questa ricetta, me la facevano continuamente, me la faceva una mia amica siciliana bravissima a cucinare con gli spaghetti e vi assicuro me la faceva piccantissima che quasi veramente ci prendeva caldo a mangiarla, ma questa è proprio la ricetta. Come gli spaghetti sono pronti, li scolate e li tuffate nella salsa così a crudo, quindi il contrasto tra la salsa fredda e la pasta calda, vi assicuro, è fantastica, buonissima. Io l'ho rifatta anche quest'anno, spero che vi piaccia e spero che qualcuno di voi che non la conosceva prima la faccia e l'apprezzi quanto lo faccio io. Arrivederci, alla prossima ricetta!